Oggi non è solo una giornata per il brand Alfa Romeo per far provare le sue nuove vetture, ma è anche una giornata in cui tutti gli appassionati devono partecipare con le loro auto. Quanta gente abbiamo più o meno preso? Troppa. Già troppa. Non mancano ovviamente le vetture del museo Alfa Romeo. Guardate che coda c'è per fare i test drive. Eccoci usciti da questo altro giro con la quadrifoglio, dove abbiamo provato le qualità della macchina, soprattutto in frenata, perché il vero piacere di guida si trova quando la macchina arriva al limite e a una certa deve frenare, e la quadrifoglio frena da Dio, ragazzi, frena da Dio. Macchine di Formula 1 ci hanno portato i tappi per le orecchie. Adesso aspettiamo che accendano il motore. È un evento organizzato veramente in tutti i dettagli. Credo che Alfa Romeo meritasse questo. Alfa Romeo è... Io devo dire che non ho nessun problema a dire che questa mattina alle 6 ho pianto. Era il sogno della mia vita. Credo che Alfa Romeo abbia insegnato moltissimo al mondo dell'automobile per anni. È vero. Per 30 anni è stata un'azienda maltrattata. Il dottor Marchionne e il dottor Altavilla hanno voluto spingere per riportarla. Uno spettacolo di gente così spiega in una parola cosa voglia dire, esatto. Alfa Romeo. Alfa Romeo è l'unico marchio al mondo che può fare un evento così, perché è l'unico marchio in cui un possessore di Mito o di una Giulietta, una macchina normale diciamo, può stare vicino a un grandissimo collezionista, perché si è alfisti. Nessun altro marchio al mondo ha collezionisti fatti così. Bene, abbiamo intervistato il fautore di questo evento, che è in collaborazione con FCA Svizzera ha messo in piedi questa splendida giornata fatta di auto, passione e un solo brand, quello di Alfa Romeo. Bene ragazzi, spero che vi siate divertiti anche questo weekend. Se vi è piaciuto il video lasciate un like ed eventualmente iscrivetevi al canale se volete vedere sempre cose più appassionanti con Pillole di Weekend.